Buongiorno amici, benvenuti in Cucina con Anna Cesare. Oggi faremo un dolce che ho ideato io, che chiameremo il dolce Anna. È un dolce che parte da una base di tiramisù, ma che si discosta molto dal semplice tiramisù. Andiamo a vedere come si procede. Inseriamo all'interno di una planetaria con la frusta per montare. 3 uova intere, 100 g di zucchero e montiamo tutto finché il composto non diventa spumoso. A questo punto versiamo all'interno 2 buste di vanillina. Poi aggiungiamo mezzo litro di panna. E rimontiamo il tutto. A questo punto dobbiamo attendere che la panna si monti insieme all'uovo. La panna è bella che montata, andiamo ad aggiungere il latte condensato. Di latte condensato ne aggiungeremo un barattolino che dovrebbe essere intorno ai 380 grammi. Il latte condensato servirà ad evitare l'utilizzo del mascarpone, che nei periodi estivi può risultare nocivo, soprattutto perché può sviluppare batteri particolari. Andiamo a incorporare il tutto. Ok, una volta che tutto si è incorporato ed è diventato cremoso, andiamo ad aggiungere il concentrato di zuppa inglese. Il concentrato di zuppa inglese è praticamente un concentrato della bagna zuppa inglese. Lo trovate nei negozi per pasticceria. Per chi è della Campania, io lo prendo dai fratelli Orlacchio. Aggiungiamo un cucchiaino da caffè. E andiamo a lavorare il tutto. La nostra crema, signori, è pronta. Bella. Siamo giunti all'assemblaggio della nostra torta. Ho creato una bagna a cappuccino con latte, zucchero e caffè. Andiamo ad assemblare la torta. Prendiamo il nostro vassoio, io ho scelto un vassoio trasparente, prendiamo i pavesini o i savoiardi, in questo caso io ho preso i savoiardi, apriamo i savoiardi e andiamo ad inzupparli 4 a 4 e a creare il primo strato. Non lasciate troppo i savoiardi dentro al latte, altrimenti si inzuppano troppo. In questo caso si devono solo bagnare, non si devono inzuppare. Andiamo ad inzuppare i nostri savoiardi. Andiamo a fare prima i bordi, poi rifiniremo l'interno. Ecco, allora, questa torta è una torta che è molto simile al tiramisù. L'ho chiamata torta Anna perché molto spesso il tiramisù io lo faccio in questa maniera. Andiamo ad aprire la confezione. Vi ricordo che quello che vedete sono video di cucina casalinga, cioè nel senso che non vedrete mai
video di alta pasticceria, perché io non sono un pasticcere. Andiamo a riempire, andiamo a tagliare un po' il biscotto e a cercare di riempire i vuoti. In questo caso, stando attenti a non far slittare molto i biscotti, ecco, anche facendo qualche pezzettino. Benissimo, è arrivato il momento di inserire il primo strato di crema. Prendete un cucchiaione, versate la crema sulla torta, abbondate, così poi sarà più appetitosa, e iniziamo a livellare. Si sente il profumo dell'Alchems, che è molto molto buono. È una bagna che io preferisco rispetto a tante altre bagne. Ok, andiamo avanti, andiamo a fare il secondo strato. Cerchiamo di fare il secondo strato un pochino spostato verso l'interno e non verso l'esterno, in modo tale che sembri più una torta un pochino più alta. Siamo giunti a questo punto all'ultimo strato. Andiamo a cospargere la torta con la granella di nocciole. Riempiamo la torta con la granella di nocciole, anche i bordi. Non abbiate paura che la granella possa andare giù. Utilizzate sempre sotto un qualcosa che possa raccogliere i danni che fate, esattamente come faccio io, che ogni volta faccio dei gran danni. Sono una pasticciona di quelle mai viste. Adesso date solo una leggera soffiata e il restante della crema io l'ho inserito in una siringa da pasticcere o sac à poche. Andiamo a fare qualche ciuffetto di decorazione. In modo da creare un centro per la torta, vedete? Non so se le immagini rendono bene. Vi ricordo che dietro non c'è nessuna regia. Questa è cucina casalinga allo stato puro, nel vero senso della parola. Andiamo a creare qualche ricciolino con la crema avanzata, in modo da rendere la torta più fine. Decorare è semplice, signori. Se è la prima volta che decorate, il mio consiglio è di prendere una qualsiasi placca da forno e provare i beccucci, iniziare a fare dei disegni. Man mano diventerete bravissime in questo.
Andiamo a ricaricare la siringa. Ok, continuiamo con la nostra decorazione. Questa decorazione è molto semplice, signori, vedete? Si parte dal basso verso l'alto. Si spinge con moderazione. Se siete alle prime armi, come vi dicevo prima, oltre ad allenarvi, usate siringhe tipo questa, in modo che, diciamo, che riuscirete a controllare meglio la spinta che date al prodotto, perché con il sac à poche la spinta che date dovete crearvela voi con le vostre mani. Molto spesso si spinge un pochino troppo e si creano degli accumuli di panna. Questa è una decorazione estremamente basic, diciamo, la più semplice che c'è. Ok, abbiamo completato la nostra torta. Adesso andiamo a mettere un po' di frutta secca sulla torta, ovvero le mandorle. Ok, finiamo con le nostre mandorle. In ogni ciuffetto di panna potrete mettere le mandorle oppure dei confettini tipo Smarties colorati. Io preferisco le mandorle per una versione più classica. Potete addirittura mettere dentro quei confetti tondi che si utilizzano per i matrimoni, per i battesimi, per le comunioni. E voilà, il nostro dolce è fatto. Adesso vi farò una panoramica del dolce. Se il dolce è piaciuto, cliccate tanti 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 mi piace, fate crescere la pagina. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do un bacio. Seguitemi su Instagram, in Cucina con Anna Cecere, su YouTube, stesso format, in Cucina con Anna Cecere, e sulla pagina Facebook. Facciamo crescere questa pagina. Un bacione, vi ringrazio, alla prossima!